Emergenza, di cosa ha bisogno? Allora, convento Giaccherino Pistoia, un matrimonio, è ceduto il solaio. È ceduto il solaio, sì. Signore, ci sono persone ferite? Sicuramente sì, stavano ballando tutti in pista e è ceduto. Sono sveglie, rispondono queste persone. Non tutti. Pistoia, convento Giaccherino? Uno scenario di paura, di spavento, di agitazione, tante persone che in un momento di felicità come un matrimonio comunque non si sarebbero mai immaginati di vivere un momento come questo, tante persone qui fuori in questo giardino, circa 30-40, che urlavano di andare dentro per valutare tutte le altre persone che erano rimaste ferite. È la situazione che hanno trovato i soccorritori al loro arrivo a Giaccherino. Dopo le richieste d'aiuto, giunta al 112, per il crollo di un pavimento ad una stanza al primo piano dell'edificio che, venendo giù, aveva fatto finire nell'ex refettorio diverse persone. Nella stanza del refettorio c'erano indicativamente 10-15 persone che non potevano muoversi e quindi dovevano essere estricate dal luogo. Ce n'erano anche due in un chiostro posteriore e qualcuno già era ferito ma sulle scale o comunque nel sottologgiato. Una situazione, una maxi emergenza, come è stato subito definita, che ha fatto scattare al San Jacopo un protocollo dedicato che ha avuto tra i primi passaggi il richiamo di tutto il personale reperibile. Sono stati richiamati tutti i medici che erano a casa, gli infermieri, gli OS, la direzione di presidio ha chiamato poi i direttori dell'anestesia, i chirurghi. Noi tutti siamo accorsi in ospedale non sapendo quanti feriti sarebbero arrivati dall'emergenza territoriale. Quindi ci siamo preparati a un evento straordinario. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia sono stati allestiti spazi per accogliere i feriti in arrivo. In quel momento, ci ha spiegato ancora il dottor Mirko Donati, direttore del pronto soccorso di Pistoia, sono stati così creati due reparti gemelli, uno per i casi ordinari con tutte le relative urgenze ed un secondo per l'emergenza che di lì a poco sarebbe stata gestita. Tutti gli operatori erano sotto una bella scarica di adrenalina, quindi molto attenti, molto precisi e insomma hanno lavorato molto bene. Io sono molto contento di come è andata.